Bonjour à tutti et compacui à Bigouille, cette semaine déjà notre cinquième et dernière étape. Nous allons à la ferme aujourd'hui chez Dondon retrouver Patrick Emey et sa femme Lynn qui ont donc cette ferme située sur la commune de Bigouille. Ils accueillent donc du public toute l'année et font également leur fromage. RTFM et compacui. Alors, ce projet est né de Cuneo-Geneva. Cuneo-Geneva, quoi, ma moglie, elle a un terreno. Nel comune di Bigouille e abbiamo cominciato 5-6 caprette e quindi dopo 15 anni avessimo 80 capre e speriamo forse aumentare un cheptello fino a 120 perché bon, dopo c'è l'età che si vede appena, pensiamo appena ci vede, ma io sono sempre stato un commerciante in Bastia e infatti c'è una passione di poesia, di usare paura dell'animale, che lo si pieno i sumeri, che lo si pieno i cavalli, gli avuti le galline, i cani, e abbiamo sempre fatto questo. Allora, questo formaggio, noi lavoriamo in, cosa chiamano, en le cru. En le cru, cioè a lavorare in furia, perché è un formaggio è delicato di lavorare il latte, cioè sapere che il latte è sorto di ubetto di agabra a 37 gradi e ciò che fa lo valà a 3 o 4 degree e noi siamo obbligati a fare furia. Bon, abbiamo cosa oggi tocca, cosa lo si chiama tancalè, camere vrede, perché il latte è pieno di salmonelle, pieno di batterie e femmo abbiamo cominciato a fare giusto un formaggio fresco, un formaggio vecchio e poi ora mi sono appena diversificato, faccio i chevrotin, faccio le ruche, faccio le dome, faccio tutto il modello di formaggio. Allora, le visite dell'esplotazione, questa è una cosa che mi faccio piacere perché ci sono le scuole di la comune di Bigouille, i sedili che giungono e lì vediamo come si fa per mungere una capra, cos'è i culati, vedono le galline, vedono i sumeri e cosa facciamo per la malagora di chi vengono oggetti di sedili che non hanno mai visto un serespe con una gallina. Ieri l'hanno vista a scuola, non un libro, non ta... Allora i sedili giungono subito una beura e non c'è una mezz'ora che li sono qui, non vogliono più perdere, piangono, vogliono stare qui, vogliono essere appresso l'animale. Allora io credo che tutte le merie ci riescono a fare un sforzo, come quella di Bigouille, che facciano vedere questo affare per i sedili, soprattutto i giovani. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine pour Ecompacu à Bigouille et on se retrouve très vite dans un autre territoire. Ingrazia via presto. RTFM et Compacui.